Bella a tutti ragazzi, io sono Master of Puppets, con me come sempre c'è Serge. Bella ragazze. Oggi stiamo castando Ficover che sta giocando una Shyvana Jungle, pick interessante in questa nuova season e una normal, pensiamo molto probabilmente sia una normal perché guardando anche i livelli dei giocatori non è sicuramente una ranked visto che sono molti a livelli in varie divisioni molto diverse. Infatti abbiamo un'Irelia che è in gold, anche Kog'Maw è in gold, Ficover per il momento Anche in Sivir, in Silver. Zira in gold. Sì, ok, anche Zia in gold, perfetto. Quindi vediamo un po' i due team. Abbiamo in top lane un'Irelia che parte AFK, ricordiamo il nuovo meta con uno AFK per team contro Zac. In jungle Nocturne contro Shyvana, in mid lane Ryze contro Zira, come AD carry Vayne contro Koggi, come support Nami contro Leona. Due team, nonostante sia una normal, ben pensati e buoni team entrambi per team fight. Forse il team rosso un po' superiore dal mio punto di vista in team fight, grazie al triplo knock up dato dalla ulti di Nami, ulti di Zaya e ulti di Zac. Però c'è da dire che con l'ultimate di Shyvana se la fa male, toglie Sì. tutti dall'ultimate di Zira piuttosto che dall'ultimate di Nami, quindi deve giocarla abbastanza bene. Intanto giustamente è Shyvana, cercherà di counter junglare. Perché Shyvana esiste per questo, deve counter junglare, se no non ha senso. Viene, vuole prendere i loro Wraith, mi sa anche il loro Red con l'aiuto del mid. Vediamo botlane molto aggressiva, incontrano adesso in quel cespuglio Vayne, ma missata la pallina di Nami, quindi nulla di fatto. Un auto attack di Kog su Leona, arriva lo stun di Leona. Vayne non ha ancora sbloccato nulla, potrebbe prendere lo stun, ma si prende troppi danni e va back. Intanto blu per Nocturne. Però bisogna dire che se il team rosso sa counter ingaggiare, avrebbe la partita in pugno, grazie all'ulti di Nocturne che può buttarsi subito su Kog e all'ulti di Allora il team Leona. blu si sa counter E infatti, ho ingaggiare. detto il team blu. Hai detto il team Ho rosso? detto il team rosso? Ok, non si Sì. trova Ecco live. Perfetto, già 2 minuti faccio svarione. GG qua proprio. Shyvana che da sola si fa un buff, infatti sono ottimi questi champion che da soli, quindi Shyvana, Trundle, anche Udyr che riescono a farsi i buff da soli. E per quanto Shyvana sia bravo a counter junglare, però anche Nocturne è bravo a counter junglare, quindi sono due champion ottimi per fare la Intanto stessa viene cosa. pingata Zaya mid Nocturne. Ha solo il blue buff. Arriva adesso la gabbia di no, di Ryze costretta al Forzato flash al col flash. Zia. Forse un po' troppo presta quella gabbia. Sì. Adesso Ficove incontra un Nocturne Qua. selvatico 1v1 molto cattivo. Zaya non può andare ad aiutare. Ryze è superiore. Ryze adesso si sta spostando. Però ormai l'engage è finito. Vediamo Irelia un po' in difficoltà contro Zac. Ricordiamo che Irelia è un champ top che inizia ad aver senso dal livello 9. Può fightare e prendere il vantaggio. Intanto vediamo Nocturne imboscato in quel cespuglio contro Shyvana. L'Exhaust Qua di Shyvana Shyvana c'ha il costringe flash e il ha la flash a rossa. Nocturne. Però sta arrivando da dietro. Bellissimo spellsheet da parte di Nocturne. Ryze gabbia non ha ancora la E e Shyvana si salva. Shyvana ha il rosso, quindi faceva molti più danni su Nocturne, era un pochino più Però avvantaggiata. vediamo adesso Ryze che vuole provare un gank top. Viene pingato, non ancora. Gabbia messo un po' presto anche in questa occasione da parte di Ryze. Costringe Però però il anche flash qua da parte di costringe il Zac, flash. che aveva appena usato la E. Sfortuna. Però intanto Zira la vediamo continuare a farmare, a pushare la torre e al livello 3. Sì, ha preso Vediamo che vantaggio adesso Zia. Intanto tutte e due hanno il teleport. vediamo lo stun di. Bellissimo. Vediamo se arriva la First Blood costretta al buyer. Vieni il flash. La pallina di Nami missata per 1 mm. E First Blood top di Zac contro Irelia. Andiamo dietro i vedere di 15 secondi. Vediamo come prende la First Blood top. Ala è up. Si butta dentro di E2 damage, ignite e se ne va. Easy kill. Torniamo in bot, io sono a 4.08. 4.10 adesso. No, anch'io Ah, sono perfetto. andato anch'io indietro di 15. Comunque, i 2000 erano tutti e due il teleport, quindi probabilmente li vedremo pushare tantissimo, entrambi, per far perdere l'esperienza all'altro quando userà il teleport. Sì. Infatti, se avete Twisted Fate o qualunque altro champion in mid che ha il teleport, pushate. In questo modo, quando userà la skill teleport o l'ultimate, se è Twisted Fate, gli farete perdere un sacco di farm, gold, eccetera, eccetera.
Esatto, Tanto intanto bot vediamo adesso bot che sta sia tornando. Cog che Vayne faranno la Blade of the Runed King come First Item quasi sicuramente, in quanto entrambe fanno danno in percentuale di vita, quindi la Blade è ottima. Intanto vediamo. Adesso fuori posizione lo stun di Vayne. Tsunami, Leona ha missato. Adesso lo stun di Leona, però bellissima pallina. È l'ultima trotta di Kog'Maw per la kill, però Nocturne adesso si girano. Tsunami, vediamo se prendono la kill. Bella yield da parte di Nami. Va lo stun, bellissima giocata. Kill di Leona, però Kog continua a focussare. Un'altra kill di Kog. Però arriva pure Shyvana. Arriva Shyvana adesso, vediamo se riesce a prendere Leona, quasi sicuramente c'è Leona, però prova a prendere Kog'Maw. Te dà l'1 per 1 per un'altra kill per il team rosso. Trade 3 per 1. Ottima azione da parte del teleport di Zyra, più più l'arrivo di Shyvana. Sì, bellissima giocata da parte di Fikov e Zaya, che sono riusciti a counter ingaggiare perfettamente. Però merito a Kog, che nonostante quello che ho detto già la scorsa volta, stavano fightando. Kog giustamente non si è girato su Leona, ha prima focussato Vayne e poi focussato Nocturne, ed è questo quello che deve fare il carry nei fight. Anche se ti gankano, poi devi provare. Intanto vediamo Zaya lì in mid contro Ryze, in difficoltà quel Ryze, però si sale con pochissima vita. Non un auto-attack, però il Fear di Nocturne non riesce a fiorarla del tutto, fa solo il 2 damage. Un auto-attack di Nocturne è adesso costretto dalla E di Vayne, Fikov, ad allontanarsi. Fa ovviamente tantissimi danni, Nocturne con pochissima vita. Partita molto concitata, 2K già di vantaggio però per il team rosso, 1.9 per la precisione. Adesso vediamo Kog che ha già una BF Sword, quindi vantaggi in tutte le lane per il team Quindi no, rosso in non questo andrà momento. per la Blade of the Runed King. Andrà forse di Di Bloodthirst Infinity. o No, Infinity. probabilmente di Infinity. Kog, boh, non lo so, anche la Bloodthirst è Intanto un bella buon. pallina di Nami su Leona, i danni che fanno. Però sta arrivando Vayne, giustamente vanno back. Diciamo che Kog'Maw comunque è un counter di Vayne, perché ha range molto più elevato del suo di attiva. Poi diventa una cosa allucinante il range di Kog. Sì, è più Quindi grande di quello di Tristana a livello 18, cioè però soltanto di attiva. vabbè, però è una cosa enorme. Intanto Ah, viene sì. pingata Nocturne. Adesso Nocturne pinga la botlane. Arriva la Q su Kog'Maw, nulla di fatto, si salva Easy. Bello, bel Spellsheet, viene schivata la pallina di Nami grazie allo Spellsheet. Kog sta provando a salvarsi, i danni che comunque fanno, e vediamo un'altra kill di Kog su Vayne. Fa veramente tantissimo male Kog'Maw. Adesso arriva lo Eh slow, sì. Nami ha la pallina però non la tira, non ci arrivava. La bolla, la La pallina. bolla, è vero. E sono un po' confuso oggi. Tanto top, Zac molto aggressivo su Irelia, può farlo a livello di vantaggio. Fikov Finché egli adesso vuole appunto andare a non prendere, arriva però al 9. incontra un Ryze al 6. Però la movement speed di Shyvana è una cosa allucinante, bellissima è da parte di Leona, ulti di Ryze però immortale. Fikov adesso si gira, il team rosso c'è la botlane, Ryze in mezzo a tutti, un'altra kill a Kog'Maw. Sta scendendo adesso anche Zaya. Bene, lì imboscata. Viene solo messa giù una piantina da parte di Zaya e Free Red per Fikove. Però arriva Vayne, bel rosso preso da Fikove. Riesce a salvarsi. Vayne poteva provare a tradare l'1 per 1, stunnandola contro il muro e prendendo la kill. Intanto Kog'Maw va addirittura oltre la torre a pushare. Sta talmente Intanto fidato. top ultime da parte di Zac. Viene stunnato però sotto torre. Un trade 1 più 1 molto probabilmente. Ci sono i Eh blobbini, sì. ma La torre fu così minion, quindi probabilmente no, i no, forse i blobbini. blobbini. No, sono fuori range. Vediamo se si salva Zac, e si salva Zac OP. La passiva di Zac è veramente una cosa allucinante. Stra divertente. Se lo giochi, se ce l'hai contro, è una rottura di balle. Perché è veramente una cosa che rende Zac immortale praticamente. Soprattutto Irelia, quando può divare e poi salvarsi, se riesce a stare out of range alla fine, come in questo caso. E sì, va per un Infinity Kog'Maw. Giustamente è fiddato, quindi può permettersi un Infinity Irelia. Ha già il Pickaxe e un'altra Doran's Blade. Fa veramente tanto danno, 176 di attack damage contro i 98 di 98. Vayne, che non ha ancora l'ulti.
No, non ancora l'ultimate, in quanto è stata uccisa già due volte a 34 milioni e basta contro 50 di Kog. Intanto qua stanno Tanto Zaya cercando viene. Incontra una leona selvatica. Sta arrivando Ryza. Già la ulti up. Potrebbe provare a killare Zaya per prendere un po' di vantaggio. Ma Zaya fa veramente tantissimo male. Intanto bot una kill di Nami su Vayne. sempre Vabbè. meglio prendere la kill e darla al support piuttosto che non prenderla in alcun modo. Come dice Edward, anche se lui sappiamo che non è che le prende e basta. Lui carry al game da support. Ma lui le prende Incredibile. anche se le potrebbe prendere la di carry, chi se ne frega, le prende lui. Vabbè, tanto hai Genja che farma 200 minion in 10 minuti, Sì, perché infatti. è Genja. Intanto pink al drago, quindi molto probabilmente drago per il team red a breve. Un minimo di indecisione tra Nami e Fikove per chi prende i 25 gold della ward, però alla fine vanno a Nami. Intanto stun in top di Irelia. Si trova in difficoltà contro Zac. Ancora a livello 6, Zac è già al 9, quindi E quello arriva Zac adesso. sta vincendo completamente la Non ha la lane. ulti up, però non vuole usarla. Irelia ha appena sprecato tutte le sue ulti. Intanto Drake per il red. Team top ancora. Zac alle prese con Irelia. Però sembrano non volersi. O non voler usare troppo nessuno dei due per provare a prendere la kill. Vediamo giustamente. Irelia sta maxando la W. Il problema è che Zac ti no cappa, ti stova tutto. Intanto ulti in mid e costringe al flash Zaya. Indecisione tra Ryze e Nocturne. Ryze aveva veramente poca vita, non avrebbero potuto comunque continuare. Intanto bot ancora, bellissima bolla presa da Nami. Il no cap di Nami che prende Leona, ma Lial la salverà. Bellissima ulti da parte di Nami che ha Più che un altro range Kog enorme. si è inceppato tra i minion, quindi OP minion. purtroppo sì, si era inceppato tra i minion. Intanto bolla missata. Leona sta per prendere uno stun. Sta per prendere una E eco, meno non male non doveva l'ha preso prendere, Leona quello esatto. stun, perché sennò sarebbe morta. E vediamo che succede. Top adesso gank di Nocturne su Zac che si libera facilmente grazie alla ulti. E Zac è un champ, è un ottimo pick top perché una volta che riesce a superare i primi livelli indenne diventa veramente allucinante, un ottimo pick dopo i primi livelli perché giustamente top, il top prende più. Intanto vediamo teleport di Zia lì in top sulla ward. Zac giustamente decide di fightare, riesce a stunnare Irelia. Irelia con pochissima vita ha l'ignite, la kill useless teleport da parte di Zaya, però possono pushare adesso la top tower per un'altra kill, per un'altra Intanto Ryze si torre. appresta verso la bot lane, ma probabilmente Decide che è non sarà meglio nulla di fare i suoi fatto. amici Vraids, i suoi amichetti. Perché ricordiamo che tutti amano i Vraids. Intanto Zaya va a scoutare un blu. Ancora nessun blu mi pare dato a Zaya da parte di Shyvana. Mi sembra Non lo li abbia so. dati. Vediamo che il team blu ha un team da late game con Vayne, Ryze. Però si stanno bruciando completamente l'early game e Il quindi che non ti probabilmente porta non al ci sarà late game, nessun late game, esatto. non ci sarà nessun late game. Anche perché già quella Zyra fa tanto di quel danno. Eh sì, ha già quasi chiuso Qua è il primo blu una dato a top lane. Zyra, non lo so, non me ne ricordo. Sì, mi sa che è il primo perché. O il secondo. No, è il primo perché spawn ogni 5 minuti. Non mi sembra che gli abbia dato. Non mi sembra gli abbia dato il secondo blu. Il primo mi LOL, sembra due che l'abbia neanche ward. dato. Però vabbè. Due ward. Oh, due ward MG. E tutte e due messe giuste, tra l'altro. Sarà stato un misclick, molto Sì, probabilmente. tutte e due l'hanno messa tutte e due. Intanto vediamo che viene pingato il red buff adesso da parte del team blu. Sanno che c'è di Shyvana. Bellissimo spell shield e fia da parte di Nocturne. Viene usato il flash da parte di Vayne. Shyvana, bellissima ulti Nocturne per prendere quella kill a tutti i costi. Riesce a prendere Fikovia, ma è il target meno importante in questo fight. Ryze killa. E per adesso arriva Kog, che è una cosa allucinante. Addirittura costringe al flash over the wall Nocturne. Locket per Shyvana, Zoina per Zaya, quindi tanta roba. Intanto Irelia 2 si per prende un 2, blu. quindi quasi 4 per 2, quindi direi che va bene. Irelia prende blu perché lo vuole dare a Zac, giustamente. Esatto.
Perché giustamente non aveva ancora cooldown ed action cappato, Zac. No, non ha proprio CDR. Quindi poi vediamogli un 20% di CDR. No, no, più che altro stai usando Irelia, ok. Sei contro Zac. Non vai a farti come si sta facendo la Blade of the Runed King. Che comunque su Irelia si vede fare spesso. Vai a farti molta più Magic Resistance. Ne ha 78 e continuerà a morire a due livelli di. Tanto vediamo i voti fight. Kog si gira, mamma mia, i danni il crit della kill. Red team double kill, intanto sniperata anche Leona con la finale di Koggy. È un Koggy 703 e immortale. Fa veramente un casino di danni. Poi intanto vediamo Ryze sotto torre, vediamo se riesce a farmi credere in realtà. No, perché non mi fa neanche danno Ryze. Che addirittura c'è Nami che sta fightando un Ryze out of range della torre. Arriva Kog, niente kill, tira giù l'inibito. Adesso vediamo una brutta situazione. Kog, bellissima ulti da parte, un'altra kill di Kog. E intanto kill in top di Fi cover su Irelia. Hanno dato il blu giustamente al jungler. Vediamo che questo Zac ha ammazzato la. Tanto vediamo, Ven decide di girarsi. Kill di Leona di ulti. Diamo double kill di Leona. No. No, non ci. Double kill di Leona. Shutdown a un 9-0-4. Kog che è valso ben 500. No, aspetta. Extram. No, 300 gold. No, 300 gold per 100. La double kill. 500 di solito sono gli shutdown e 9-0 sarà stato sì. Tipo legendary, god, eccetera eccetera. Sì, intanto vediamo adesso, vogliamo pushare la torre mid, questo qui molto probabilmente sa un surrender 20 per il team blu, perché non c'è modo che possano riprendersi. Tutte le volte che lo dico finisce sempre il contrario, quindi molto probabilmente di 20.000 ore. Se vince il team rosso sarà una delle prime volte. Intanto vediamo nell'ultimo periodo presa in cui vince con le mani nella marmellata per il red buff, ma riesce a salvarsi diventando un drago, andando a abbracciare il suo amico drago. Voleva farsi il drago, però Leona li ha scoutati. LOL, il drago che ha colpito la ward messa da Leona. OMG, drago P. Vediamo la ulti di Nocturne. Drago va giù, c'è la visione di Nocturne adesso, vuole killare ancora Shyvana. Perché odiate Shyvana? Perché odiano Shyvana, onestamente? Devi focussare altra gente, non devi focussare Shyvana. Era poca vita. Ma io se fossi stato in Nocturne avrei ultato prima. Intanto vediamo sul river Kog alle prese con Ven che scappa con pochissima vita, costretto al buyer. Kog vuole un'altra kill, vuole tornare in serie e kill su Leona. 10-1-4 per Kog. E missa poi, vabbè. Troppo lontano. L'artiglieria però. Anche Kog è un campione da late game. Però se la sta giocando molto meglio di Vayne. Ha già Infinite Phantom Dancer, quindi. E non ha ancora le scarpe Kog. Nami che fa più male di Ryze e vabbè. Vabbè, Ryze cos'è che ha? Cataclysm e Tear. Questi item che sono gli oggetti che di solito ti fai nei primi 10 minuti. 10 minuti, esatto. Si ha farmato 3K contro 6K di Zyra, 4K top contro 6K di Zac. Jungle son pari. Bot Irelia non è più una di quelle Koggy. Tanto non è più una di quelle quei champion che bisogna piccare. No. Irelia non è più una di quei champion che devi piccare. Cioè sì, la picchi normal così per divertimento, però non credo che sia un buon champion da piccare. Bellissimo snare di Zyra, adesso fa la ulti Zyra. No, ha cappato Nocturne, easy kill da parte di Zac. Vediamo che Zac ha maxato come prima cosa la Q, cioè la manata. Strano, perché probabilmente con la W avrebbe tolto molto di più. E Zac è una brutta situazione, kill. No, scherzavo, perché passive OP by Zac. E la prende Irelia, brutto gesto da parte di Irelia, però viene subito punita dallo shutdown di Zyra. Questo è perché era troppo golosa, la lasciava Vayne, esatto. Vayne fiddata. Sì, Vayne fiddata, Vayne 1-6-4 al posto. Vabbè, ma guarda che Vayne ha bisogno di pochi kill e pochi soldi. Si fa BF,
e Phantom Dancer. Raiz che prova a killa è un Cog che non gliene frega niente. Dia giocatore, killa anche Raiz. Ed è enorme Raiz così. Costringe addirittura il flash di Nocturne che era già lontano un miglio. OP Cog. Devo iniziare a giocare Cog nuovo OP. Potrei avere il divertimento. AD. Potrei avere il divertimento. Intanto flash un'altra kill di Cog. Partita un po' a senso unico questa. Arriva lo stun di Elia, l'exhaust messo da parte di Nami. Surrender 5-0 per il team blu e GG. Finalmente 20 minuti uno di chi 16. Noi castiamo ha vinto. Strano, di solito chi castiamo noi perde sempre. Quindi GG Ficover che sei riuscito a sfatare il mito. Notare Kog'Maw che non aveva le scarpe a 20 minuti e peggio di me. E basta. Quel che dire, partita... E quindi Purple Team wins. Partita molto easy, Kog ha carriato fin dall'inizio. E poi nei fight non c'è mai stato un fight 5v5 perché vabbè, c'era sempre qualcuno morto e poi... Non ne hanno avuto bisogno. Ne hanno tutti morti, cioè alla fine in fight l'ho detto, erano superiori il team rosso in qualsiasi caso. A meno che Leona non facesse la ulti del secolo che stunna tutti e... Lascia il tempo a Nocturne per shottare Kog. Sì, ma se hanno perso l'early game in una maniera assurda, non sarebbero mai arrivati a un late game, come posso dire, decente. Sarebbe, cioè, forse se la partita fosse durata 60 minuti, ma non è durata così. Quindi GGVP per i rossi che hanno giocato veramente bene. Sì. Se io fossi stato Irelia però non avrei fatto la Blade of the United King, ma avrei fatto la MOV. Per avere quella magic. Ma io avrei fatto contro Zac, cioè ti ho ucciso una volta, avevi l'idea di farti la Blade. Io mi sarei fatto piuttosto la Spirit Visage che mi aiuta a recuperare vita. E in più mi dà anche health in più, HP in più. E Magic Resistance, quindi mi dava praticamente tante cose che mi sarebbero servite contro Zac. Sì. Poi vabbè, Jungle. Poi vabbè, magari mi sarei fatto Attack Speed comunque con la White Sand che ti dà comunque Attack Speed, sì, forse un po' da Season 2, ma per me sarebbe stata comunque una scelta valida. Vabbè, Irelia alla fine è un champ da Season 2, in Season 3 non ha senso di esistere. Appunto, come detto, la picchi normal per divertirti, ma neanche non la puoi piccare. No, anche perché ormai ti troveresti più volte, come dire, a perdere la lane. Che a vincerla, esatto. Poi gli altri pick, tutti i pick Season 3 normali. A parte Shyvana è da tanto tempo che non la vedevo, però. Sembra che abbia ancora delle possibilità in questa Season 3, nonostante ormai il counter jungle e tutto non sia più all'ordine del giorno, cosa che è invece in Season 2. Quindi... concludiamo per oggi, codiamo come sempre, se volete essere castati di legge in descrizione che c'è scritto tutto, ho passato 3 notti a scrivere quel coso quando la prima volta, quindi leggetelo che vi divertite anche. Io vi saluto, lasciamo salutare anche Serge. Bella a tutti. Ciao ciao.